Ben ritrovati ai telespettatori di Sport Channel 214, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Caffè Con. Riconoscerete sicuramente la location che ci ospita. Siamo da Di Gennaro ad Ospedaletto. La location, come al solito, è particolare, soprattutto sotto Natale. Vi faremo vedere un po' quel che sta succedendo intorno a noi, proprio in vista delle festività natalizie. Siamo con un campione del mondo, con salve. Carmine Donadio. Salve. Carmine è un karateka, sì. È una disciplina che qui ad Avellino sta prendendo molto piede, soprattutto grazie a te, lasciamelo grazie. Dire, perché hai portato davvero dei risultati importanti che poi ne parleremo, magari stanno facendo avvicinare tanti ragazzi a questo sport. Carmine, tu hai 26 anni, sì. Sei avellinese, esatto. E fai questo sport da quanto tempo? Inizia a raccontarmi un po' come hai cominciato. Faccio questo sport da quando avevo 8 anni, quindi ormai sono maggiorenne, quindi con 18 anni che faccio questo sport. Sempre qui ad Avellino, ho iniziato in un'altra palestra, poi varie vicissitudini, mi sono trasferito col maestro Fattorello, sto con lui da ormai 3 anni quasi, e devo dirti la verità, grazie a lui mi sono trovato subito a mio agio e gara dopo gara sono arrivato a conquistare questo oro mondiale. Hai trovato la tua dimensione, perché un ragazzino avellinese sì. di 8 anni comincia a fare karate e non calcio? Una domanda banale. Beh, perché come dico a chiunque, dei tanti ragazzi che vengono anche al mio bar la mattina, dico sempre, il karate è uno sport che ti forma, quindi il consiglio che do io è di iniziarlo a praticare da piccolino, così poi arrivati all'età mia, 26-27 anni, possono arrivare le prime soddisfazioni personali. Te ne sono arrivate anche tante. Cosa ti ha insegnato questo sport? Tu sei entrato in palestra, che eri un ragazzino, sì. Non so, eri timido, non lo eri, hai cominciato magari, spesso si dice che le arti marziali aiutano anche un po' ad aprirti, a darti più sicurezza, sì. E questo è il tuo caso? Beh, guarda, ti racconto un aneddoto molto veloce. La prima lezione di karate, il primo giorno, vengo cacciato subito fuori. Perché, insomma, sai, mentre correvamo, facevamo i vari esercizi, parlavo molto, quindi... Poi da quel momento in poi mi sono detto, questa è la prima e l'ultima volta che metto piede in questa palestra. Poi però giorno dopo giorno, anno dopo anno, sono cambiato, perché questo sport, anzi questa disciplina, ti forma molto a livello caratteriale. Cioè, per quanto possa sembrare, il karate non è uno sport di violenza, bensì è uno sport che ti dà la calma in te stesso e ti fa stare bene in mezzo agli altri soprattutto. Credi che sia questa la cosa più importante che hai imparato facendo questo sport anche ad alti livelli, perché poi entreremo insomma, sì. nel merito delle tue medaglie e dei tuoi successi? Cioè, al di là dell'aspetto fisico, sì. Ti ha dato più sicurezza, più fiducia in te sicuramente. Stesso? Sicuramente, sì. È questo l'aspetto sì. che sottolineresti? Diciamo... innanzitutto con me stesso, una sicurezza personale, e poi come ho detto prima in mezzo alla gente anche durante le gare, diciamo, il mio avversario non è più tra virgolette un mio nemico, ma diventiamo complici di ciò che stiamo facendo in quel momento. Un po' come una danza, esatto. In qualche modo, esatto. E poi magari parleremo anche di questo, perché la danza in qualche modo sì. Ascolta, adesso sei insomma un atleta formato, dicevi che il maestro Tano Fattorello ti ha un po' cambiato nel tuo modo, esatto. Non so, credo anche di fare karate, sì. Correggimi se sbaglio, e ti ha fatto diventare adulto, forse più consapevole anche dei tuoi mezzi. Cosa ti ha insegnato da 3 anni a questa parte? Cosa è cambiato in te, al di là che sei diventato insomma più grande, quindi sì. Magari un atleta, come dicevo prima, più consapevole? Beh, guarda, innanzitutto mi ha dato molta più sicurezza. E poi con Tano il rapporto che si è creato da 3 anni a questa parte non è basato tu allievo, io maestro, ma tra virgolette siamo quasi migliori amici, ecco. E questo è quello che mi ha fatto diventare campione mondiale, scusami, se campione mondiale mi ha fatto diventare qua, mi ha fatto essere qua oggi. È bello che ti scusi per dire sì. Campione mondiale, sei un campione mondiale, quindi è giusto che tu lo dica e che tu possa rivendicarlo. Tra l'altro hai una medaglia qui che lo testimonia, sì. Non la facciamo vedere adesso, la facciamo okay. Vedere tra un po', pesa un bel po', lo diciamo ai sì. Nostri telespettatori, perché io ho voluto insomma vederla da vicino e testare il peso di questa medaglia. Pesa tanto sia dal punto di vista
vista proprio materiale, sì, sia dal punto di vista del significato, perché esatto, sicuramente è stata una medaglia conquistata con tanta fatica e tanto allenamento. A proposito di questo, tu lavori, sei un ragazzo giovane, riesci, sì, a conciliare bene le due cose, lo sport così impegnativo a grandi livelli e la tua vita normale? Sì, ti spiego, io gestisco un bar da 6 anni quasi, quindi diciamo mi sono trovato in questi 6 anni di bar con Tano, che è entrato a far parte della mia vita, quindi ho cercato di conciliare entrambe le cose. E devo dirti la verità, il lavoro di bar è molto stressante, perché gente che va, gente che viene, insomma. Ora ti devi svegliare presto, esatto, dormire tardi. Quindi, tra virgolette, uso anche il karate come punto di sfogo, per stare ancora meglio pure la sera a casa quando torno. Mica sei stanco quando vai, perché il maestro Fattorello credo che sia abbastanza severo. Sì, è severo, però ci divertiamo e sto meglio prima che vado e quando esco. Ecco, mi dai là per farti un'altra domanda, perché spesso si crede che gli atleti professionisti, sì, che magari arrivano a grandi livelli, siano anche molto stressati e che si divertano poco a fare le proprie sì, discipline. Non credo sia il tuo caso, perché no, ti vedo entusiasta. No, non so se mi picchierà dopo questa cosa che sto per dirti, però stavamo in Portogallo, era il giorno prima della gara. Secondo me è difficile che ti picchi. No, stavamo in Portogallo e in un ristorante, era proprio la sera prima della gara. Che mangiamo, che non mangiamo, sai, tutto l'angolino, tutto emozionato, pronto per la gara. E il maestro ordina fagioli e codega, cioè, che diciamo nella dove stavamo era un po' particolare, però ecco, è stato questo che mi ha fatto tranquillizzare, mi ha fatto arrivare, cioè ti ha creato un'atmosfera, sì, amichevole, esatto, familiare, esatto, ti ha fatto sentire anche un po' a casa, esatto, con questi, sì, piatti tipici, nonostante eri dall'altra parte, insomma, del continente, perché in Portogallo si è consumata la tua ultima vittoria, sì, quella più importante in ordine, esatto, di tempo, per cui facciamola vedere, facciamo vedere questa medaglia d'oro che hai conquistato a fine ottobre, se eccola non erro qua. La facciamo vedere, la mostriamo alla telecamera. Ed è questa la medaglia. Questa qua è quella d'oro individuale e poi c'è questa qua che è quella d'argento di squadra. Squadre. Esatto. Sono i due ultimi trofei, sì, che sono arrivati entrambi in Portogallo, 28 ottobre, sì, ad Almada, se non, esatto, se non erro era, sì, la località. E dicevo, è un bel traguardo, sì, è una medaglia, sì, una medaglia d'oro ai mondiali. Te lo aspettavi? Ma guarda, uno punta sempre ad arrivare sul podio in ogni gara. Certo, un mondiale è una gara che ti stressa parecchio, sia a livello fisico che a livello mentale. Però una volta superato il primo incontro, che era contro l'avversario sempre portoghese, che io reputavo il più forte della categoria perché l'avevo già visto combattere, ti posso dire che da là poi sono andato in sciolto e disinvolto, come si dice. E ho fatto il secondo incontro, ho battuto in 30 secondi un finlandese e poi la finale un 4-0 secco che mi ha portato a vincere l'oro. Sì, è stata una bella marcia, sì, insomma, quella in Portogallo. Con quale spirito sei arrivato lì? Perché ti ho chiesto, ti aspettavi la vittoria finale, però bisogna anche capire con quali prospettive tu sei arrivato in Portogallo. Se non erro, proprio in un'intervista rilasciata alla nostra, sì, emittente, tu hai dichiarato che il tuo scopo era il podio, era il primo, esatto, posto, sì, però magari tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. C'è di mezzo il mare, sì, infatti. E diciamo, non appena l'arbitro ha decretato la fine dell'ultimo incontro, ho pensato subito al nostro amico Pierpaolo, perché lui mi ha visto crescere, quindi insomma è una soddisfazione per me e una anche per lui, che è stato il mio piccolo mentore, diciamo. E che è al di là della telecamera, esatto, in questo momento, per cui il ringraziamento va anche a lui. Allora, noi ci fermiamo, prendiamo un caffè come si va fa bene di solito in questa trasmissione, e torniamo tra un po' con tante curiosità sulla vita di questo ragazzo campione del mondo, tra poco.